Buongiorno, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo ancora di coronavirus, ma buone notizie perché più che buone sono le condizioni della famiglia lombarda ricoverata all'ospedale Mazzini di Teramo per contagio da coronavirus. Quasi certa la guarigione del padre, il reparto infettivi del nosocomio teramano per l'appunto dispone di 7 camere a pressione negativa ed è pronta quindi ad affrontare ogni emergenza. Tania Bonici Castelli. In questi giorni di angoscia generale da coronavirus è di grande conforto per tutti sapere che all'ospedale Mazzini di Teramo esiste un reparto malattie infettive all'avanguardia nazionale con 7 camere a pressione negativa in una struttura modernissima ed efficiente. Al Mazzini appunto è ricoverata la famiglia lombarda in vacanza a Roseto con il papà per primo positivo al Covid-19 e poi la mamma e uno dei loro 2 figli. Solo la bimba di 4 anni è ancora negativa, le loro condizioni sono più che buone. Soprattutto l'uomo è praticamente guarito, a giorni effettueranno un ultimo tampone di controllo. A dirigere il reparto infettivi, così pieno di sole perché situato nell'antico sanatorio teramano, circondato da una pineta secolare, il primario Pierluigi Tarquini. Il personale tutto è tranquillo, sicuro, preparato ad ogni emergenza. Cosa succede quando arriva un sospetto contatto o un sospetto contagio al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo? Quando arriva al pronto soccorso loro fanno un pre-triage, quindi il paziente che denuncia di avere febbre e sintomi delle vie respiratorie viene separato dagli altri in questo tendone e avviato ad un altro percorso che si conclude poi chiamando noi. E quindi poi noi siamo pronti a intervenire facendo venire il paziente al nostro triage. In quella stanza possiamo sottoporlo anche a un RX, quindi possiamo fare il raggio al torace e scoprire se è una polmonite. Dopodiché si valuta se ricoverarlo oppure rimandarlo a casa. E viene accolto da tutte persone mascherate? Eh sì, il problema è quello, perché la persona può spaventarsi, perché noi chiaramente dobbiamo tutelarci per tutelare gli altri, quindi c'è un corredo, diciamo così, di abbigliamento che dobbiamo indossare, e vestizione e svestizione sono cose complicate, difficili, perché ci si può, se si fa male, ci si può contaminare. Voi eseguite anche il tampone? Certamente sì, fino ad ora ne abbiamo fatti almeno 14 e che vengono inviati secondo linee guida regionali a Pescara, poi Pescara fa riferimento all'Istituto Superiore di Sanità. Nel reparto infettivi dell'ospedale di Teramo è ricoverata la famiglia lombarda che è vissuta a Roseto per qualche giorno, come stanno? Stanno benissimo, stanno molto bene, la mamma diciamo soffre la situazione psicologicamente, il marito sta molto bene pure. Quasi guarito? Ma io penso, siccome oggi è la 7ª giornata, posso cominciare a pensare di fargli i tamponi di controllo. Poi c'è stata una gara di solidarietà dei teramani. Veramente fantastica, perché si era verificato il problema dei pannolini, sono usciti senza pannolini per la piccolina di 4 anni e non ce l'avevamo qui in ospedale, quindi io ho risposto su un social media a un amico che chiedeva se poteva fare qualcosa e da lì si è scatenata una gara di solidarietà. Ed è opinione generale che se il sistema sanitario italiano ha retto così bene a questa pandemia da coronavirus, il merito va proprio agli ospedali più piccoli, quelli di provincia come Teramo, avamposti fondamentali per trattare e arginare questa nuova malattia e in futuro anche altre simili. Quanto è importante un reparto di infettivi anche in un ospedale di provincia come quello di Teramo? Noi siamo sostanzialmente la prima barriera tra i cittadini e le malattie strane che possono arrivare di importazione, quindi noi abbiamo fatto prima di oggi un grandissimo lavoro sugli immigrati, diciamo chi ha accolto gli immigrati? Siamo stati noi, quindi abbiamo diagnosticato le tubercolosi, le epatiti, l'HIV.
Abbiamo posto rimedio, abbiamo messo sotto terapia le varie persone, abbiamo ricoverati e la cittadinanza non si è accorta di nulla. Spero che la nostra opera qualcuno invece la veda, la riconosca. Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino De Girolamo, comunica che nella giornata odierna si stanno completando tutte le operazioni di sanificazione nei plessi scolastici del comune di Roseto, per cui domattina, d'intesa anche con la provincia, sarà possibile riprendere le attività didattiche anche al polo liceale Saffo. In questo modo, da domani, mercoledì 4 marzo, tutte le scuole di Roseto saranno regolarmente aperte. E continuiamo a parlare di coronavirus perché con l'emergenza sanitaria in atto Confindustria Chieti Pescara ha attivato una task force partita a livello nazionale che prevede anche lo smart working di cui si parla tanto in questi giorni, oltre a precise norme comportamentali. A livello economico gravi le ripercussioni nella nostra regione, soprattutto per quanto riguarda il settore turistico. Ascoltiamo il servizio di Paolo Renzetti. Da una parte una task force con Confindustria nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e garantire i propri dipendenti, ma dall'altra Confindustria Pescara Chieti ha denunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa anche le conseguenze derivanti a livello economico per le nostre aziende, che ha portato per esempio nel settore turistico la cancellazione di meeting e pernottamenti. Allora, le difficoltà sono quelle che già avete potuto vedere perché sono quelle di carattere nazionale. Qui non abbiamo situazioni, diciamo, diverse, se non altro non abbiamo ancora zone rosse, quindi questo c'è di conforto, ma questo non deve assolutamente come dire, tranquillizzarci, anzi questo tempo che abbiamo a disposizione, come avete sentito poco fa nella conferenza stampa, deve servire a mettere in atto una serie di azioni di monitoraggio per capire anche come rispondere nel migliore dei modi. L'ho detto e lo ripeto perché è una cosa alla quale tengo in maniera particolare, per noi combattere il virus è la prima azione economica, perché vogliamo sottolineare l'importanza della, come dire, dell'aspetto sanitario, perché prima di tutto c'è l'aspetto sanitario. Dobbiamo però a mio avviso reagire in un'ottica di pensiero sferico, affrontare il tema a 360 gradi, perché più temi concorrono a questa crisi, quindi dobbiamo avere la capacità di vederla in maniera globale. La task force alla quale si faceva prima riferimento, ed evidentemente la task force a livello nazionale fatta da Confindustria è in contatto con la Farnesina, sono azioni che vanno proprio nel senso di capire come limitare i danni e come lo stiamo portando avanti, cosa stiamo facendo per limitare questi danni. Stiamo cercando di capire quali sono gli impatti economici, quindi anche il sostegno economico da dare alle aziende, anche in termini di fiscalità, tutti gli aiuti possibili. Abbiamo sentito prima anche il direttore Giosaffatte sul tema della cassa integrazione, laddove c'è necessità di andare incontro alle imprese che stanno in sofferenza proprio dovuto al fatto che questa continuità produttiva non può essere mantenuta in alcune località, e anche capire meglio come questo impatto delle zone rosse, e quindi mi riferisco anche al mercato interno, non ci dimentichiamo che in quella zona dell'Italia c'è una parte molto importante produttiva che riguarda un po' tutta l'Italia, e quindi anche un effetto indiretto che comunque, anche se non immediatamente visibile, ma c'è. All'Aquila, Consiglio regionale con tutte le precauzioni del caso per l'emergenza coronavirus. In apertura il governatore Marsilio, che ha descritto la situazione in Abruzzo, mentre i 5 Stelle lottano contro quel che chiamano poltronavirus. Daniela Rosone. Consiglio regionale all'Aquila con tutte le precauzioni per l'emergenza coronavirus. I partecipanti hanno dovuto compilare un modulo all'ingresso nella parte riservata alla stampa, più di un metro di distanza uno dall'altro, con controlli rigidi. Ed è stato proprio il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in apertura di seduta, a riferire sulla questione coronavirus. In Abruzzo ci sono 81 posti letto a malattie infettive nelle 4 ASL e ha dato il governatore un riepilogo sui contagi. La regione monitora e tiene sotto controllo tutte le
evoluzioni e tutti i casi. Ci sono stati peraltro diversi protocolli d'intesa per incentivare i rapporti tra regione e ospedali, compreso con i medici di famiglia, riunioni continue con un tavolo sempre attivo. E il governatore ha voluto chiarire anche il montaggio di tende di protezione civile fuori l'ospedale dell'Aquila, ad esempio, solo una precauzione per evitare, in caso di sospetti, l'ingresso al pronto soccorso tradizionale e fare lì un primo triage. Sulla questione politica, in apertura di seduta, il Movimento 5 Stelle ha dato vita ad una singolare protesta, indossando delle t-shirt a tema, ma non coronavirus, poltrone virus c'era scritto. Beh, la sindrome che affligge questa maggioranza di centrodestra sin dall'insediamento, perché da un anno questa maggioranza parla soltanto di poltrone, di aumenti di stipendi dei dirigenti, di aumenti di stipendi del sottosegretario, dell'eventuale istituzione di un sottosegretario, insomma è una sta a rialzo per le poltrone, quando invece le reali esigenze dei cittadini abruzzesi sono altre, cioè quello che ci chiedono sempre tutto il giorno, tutti i giorni: una sanità che funzioni, un trasporto pubblico locale che funzioni, la lotta al dissesto idrogeologico, le strade che sono ridotte come sappiamo ad un colabrodo, le coste che vengono di fatto erose dal mare, insomma le esigenze sono altre, questa maggioranza si occupa solo di poltrone. Andiamo ora a Montenero di Bisaccia, in Molise, per le ultime rispetto al contagio di questo virus che ha generato preoccupazione anche nei comuni del Vastese. Per noi ci aggiorna Fabrizio Occhionero. Buongiorno da Montenero di Bisaccia, ci troviamo nel pieno centro del paese in Piazza della Libertà. Sono dunque tre i casi di coronavirus accertati in paese dopo la donna di 60 anni ricoverata da ieri all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono risultati positivi ai primi accertamenti anche il marito e un'altra familiare. Una quarta persona, si tratta del figlio di circa 40 anni, si trova a casa, deve osservare solo un periodo di riposo, di quarantena, non accusa al momento sintomi. Se dovessero esserci delle novità sarà lui a chiamare i soccorsi e quindi saranno attivate tutte le procedure. Intanto in paese si cerca di ricostruire la catena epidemiologica per capire quindi i vari spostamenti delle persone al momento coinvolte, quindi risultate positive al virus. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha disposto dei provvedimenti, sono chiuse le scuole, c'è la limitazione in alcuni locali pubblici, tutto a livello precauzionale. Per fare però il punto della situazione abbiamo sentito il sindaco di Montenero. Può partire l'intervista. Noi dal primo momento siamo in stretto contatto con tutti gli altri enti ed organi competenti, ad iniziare con il Presidente della Giunta regionale, con cui mi sento in maniera sistematica ogni ora, ma con tutte le autorità sanitarie, prefettura, protezione civile. Abbiamo preso dei provvedimenti nell'immediato ieri stesso, quali la chiusura della scuola per la sanificazione, abbiamo ridotto l'accesso al comune perché deve essere sanificato anch'esso. Noi abbiamo tutto sotto controllo, nel senso che qualsiasi cosa dovesse succedere la comunichiamo immediatamente. E devo dire che c'è il conforto di tutti quei soggetti che devono coadiuvarci in questa situazione. Bene, e oltre al sindaco Nicola Travaglini abbiamo ascoltato anche le testimonianze, le impressioni di alcuni cittadini per fare il punto della situazione, anche del clima che si respira in paese, rinnovando chiaramente l'invito che abbiamo ascoltato anche dal sindaco a mantenere la calma e a non creare allarmismi. Non facciamo prendici dal panico, niente, facciamo vita normale come tutti i giorni. Bisogna sempre uscire, mantenere la calma e quindi comportarsi normalmente, diciamo. Non cambia niente, le solite abitudini come tutti gli altri giorni. All'ufficio è stato limitato l'accesso? Sì, un paio di persone alla volta, le altre aspettano sull'ingresso, così come lo sta facendo anche la banca da ieri e l'altro ieri. Chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una sola volta. E con questa citazione cambiamo argomento. Nella nostra regione si è aperta una nuova vertenza, quella degli iperconad rilevati un anno fa dal gruppo Shan. In allarme i sindacati e i sindaci di Ortona, Città Sant'Angelo e Colonnella. La regione è pronta ad aprire una trattativa. Vediamo il servizio di Alfredo Primante.
I 135 licenziamenti annunciati dal gruppo Conad nei punti vendita di Città Sant'Angelo, Ortona e Colonnella preoccupano e non poco sindacati, lavoratori e sindaci dei comuni interessati. Si tratterebbe di un taglio pesantissimo, l'ennesimo nella grande distribuzione, dopo la chiusura ad esempio dei punti vendita del Mercatone 1. Ieri pomeriggio c'è stato un vertice nel municipio di Città Sant'Angelo tra il sindaco angolano e quelli di Ortona e Colonnella assieme alla Regione Abruzzo, in cui sono stati stabiliti i prossimi passi che verranno fatti dalle istituzioni. La prima che andremo ad intraprendere, l'impegno che si è preso l'assessore, è proprio quello di un incontro regionale con anche il collega l'assessore Febbo, proprio con Conad, per iniziare ad interloquire sindacati e Conad. Noi sindaci saremo, mi auguro, spettatori, perché dobbiamo vigilare su quelle che sono la tranquillità, su quella che è la tranquillità della nostra comunità. I sindacati da parte loro sono convinti che gli eventuali esuberi, per cui è stata già attivata la procedura dal gruppo ERA, proprietaria degli iper rilevati dal gruppo francese Auchan, possono essere riassorbiti nel gruppo Conad Adriatico, che vanta numerosi punti vendita sul territorio abruzzese. I rappresentanti dei lavoratori raccolgono la preoccupazione dei dipendenti e attaccano la strategia commerciale usata per il rilancio degli iper rilevati un anno fa. Noi siamo preoccupati perché riteniamo innanzitutto che questa procedura arrivi assolutamente troppo presto. Conad ha rilevato questi tre ipermercati meno di un anno fa. È evidente che in una situazione come questa, in cui subentra un'azienda nuova, un marchio nuovo, ci possa essere un primo momento di assestamento, e quindi questi esuberi arrivano sicuramente troppo presto. Conad ha fatto un investimento, però non ha cambiato, come dire, una strategia commerciale, non ha portato una strategia commerciale efficace, e se ci sono dei dati negativi sicuramente sono addebitabili alle strategie commerciali di Conad e non certo ai lavoratori che dovrebbero pagare. Questa avvertenza è pronta anche ad entrare nell'agone politico nazionale, con diverse interpellanze che verranno presentate dai parlamentari abruzzesi nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è l'interesse, noi ci rivolgiamo a tutte le istituzioni e alla politica. La strategia di Conad è questa: ragiona un'unica società che si trova a Mozzampolo, dove è la sede di Conad Adriatico. Quando però si tratta di assumersi le responsabilità sociali degli effetti delle loro procedure, si difendono e si nascondono dietro i dettaglianti che stanno sul posto. Noi dobbiamo superare questo, perché non è possibile che l'azienda tratti le persone come cose. Andiamo ora a Lanciano per quel che è l'ennesimo incidente stradale in Abruzzo. Un 25enne ha sfondato il parapetto di Viale della Rimembranza, ma fortunatamente solo un grande spavento per il conducente della vettura, il titolare dell'autolavaggio che si trova sotto il parapetto. Quella stessa zona è stata già teatro di altri fatti di cronaca. Vediamo il servizio. È accaduto all'alba. Un giovane alla guida di un Mercedes Coupé 180 ha sfondato il parapetto in mattoni di Larghetto Mario Dovidio, che si è sbriciolato nel piazzale dell'autolavaggio GM nella sottostante via per Fossa Cesia a Lanciano. Fortunatamente l'auto e il suo conducente si sono fermati sulla terrazza senza precipitare. Una scena degna del telefilm Hazard degli anni Ottanta, quando i cugini Bo e Luke avevano abituato i telespettatori a corse rocambolesche per le strade della contea americana più famosa della TV. Ma qui siamo in Viale della Rimembranza, in pieno centro cittadino. L'episodio è avvenuto intorno alle 6. Il 25enne di Santa Maria in Baro è risultato in stato di ebbrezza alcolica ai controlli dei carabinieri, che lo hanno quindi segnalato alla procura, mentre l'auto è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Lanciano per i rilievi di legge. L'autolavaggio ha dovuto sospendere tutto il lavoro della mattina. Gli operai del settore lavori pubblici hanno ripulito l'area e transennato l'accesso alla terrazza, dice l'assessore Giacinto Verna. Prima di intervenire per il ripristino, però, l'amministrazione comunale attende le procedure di legge. Sconcertato il titolare dell'autolavaggio, è la seconda volta in pochi mesi che il suo piazzale è teatro di incidenti. A settembre scorso il tragico episodio nella notte di apertura delle feste patronali. Il giovane cameriere di Palermo, Antonino Baldassarre Camarda, di 26 anni, che lavorava a Fossa Cesia, precipitò dal parapetto e morì dopo una decina di giorni di agonia in ospedale a Pescara. A 3 mesi dalla chiusura, il casello autostradale di Roseto degli Abruzzi, insieme al viadotto di Colonnella e la statale 150 del Vomano, è stato riaperto per consentire i lavori di cantierizzazione per la sostituzione delle famose barriere di sicurezza. Samuele Mucci.
Dopo 3 mesi di chiusura parziale, l'autorità giudiziaria di Avellino ha concesso la riapertura del casello di Roseto degli Abruzzi, provvedendo al dissequestro delle barriere di sicurezza sui viadotti di Colonnella e sulla statale 150 del Bomano lungo l'autostrada 14. Il provvedimento temporaneo consentirà l'inizio dei lavori di cantierizzazione per la sostituzione delle barriere di sicurezza, che seguiranno le modalità indicate dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La chiusura del casello ha creato diversi disagi, con file chilometriche da parte dei TIR all'uscita di Pescara Nord, a causa dell'interdizione ai mezzi pesanti sulla tratta Pescara Nord a Trepineto. Per quanto riguarda il viadotto statale 150 del Vomano, Autostrade per l'Italia conclude dicendo che la configurazione di cantiere consentirà la riapertura dello svincolo di Roseto direzione nord entro martedì 3 marzo, mentre entro mercoledì verrà garantito il pieno accesso a tutti i rami dello svincolo. Inoltre, per chi proviene da Ancona, si consiglia di uscire al casello di Teramo Giulianova e, tramite la statale 80 e la statale 16, raggiungere Roseto. Vi raccontiamo adesso di un cinghiale avvistato in giro per Chieti Alta. È stato avvistato ieri sera in zona ex ospedale San Camillo in via Balignani. Il cinghiale andava a spasso per Chieti tra boutique e passanti sbalorditi. L'animale, come state vedendo ora nelle immagini, è stato visto passeggiare noncurante di auto e negozi ancora aperti nella zona Sacro Cuore. Camminava svelto in direzione di Sant'Anna. La strada è una zona trafficata e popolata, per questo è raro fare incontri simili. Il video, girato da un passante, poi rimbalzato sul web, è diventato virale. Molti commenti dei residenti, per lo più preoccupati della possibile pericolosità degli ungulati. Andiamo avanti adesso con lo sport. In apertura la Serie B. Domani sera alle ore 21 ci sarà il posticipo del turno infrasettimanale di Serie B per il Pescara, che rinfrancato dalla vittoria sull'Ascoli cerca continuità sul difficile campo dello Spezia. Al picco mancheranno Zappa, Memusciai e Del Grosso, recuperati invece Maniero e Crecco. Bettella, candidato a giocare terzino destro. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Zappa no, Maniero sì. Erano i due calciatori usciti malconci dalla gara vinta con l'Ascoli. Il terzino goleador della gestione Le Grottaglie non fa parte della spedizione verso la Spezia, dove domani sera il Pescara sfiderà gli Aquilotti di Vincenzo Italiano allo Stadio Picco in uno dei due posticipi della 27esima giornata. Zappa ha riportato una forte contusione al fianco sinistro ed è stato tenuto a casa per riposo precauzionale. Le Grottaglie conta di recuperarlo per la trasferta di domenica a Benevento. Dopo la scarpata ricevuta da Gravion, a Maniero sono stati applicati 4 punti di sutura al viso ed il centravanti, già nell'allenamento di ieri, indossava una mascherina protettiva e regolarmente a disposizione. La squadra è partita già questa mattina, tappa intermedia a Parma con tanto di pasto e allenamento di rifinitura, per poi arrivare in serata in Liguria. Alla Spezia il Pescara cerca continuità di risultati dopo il ritorno alla vittoria contro l'Ascoli, 3 punti che hanno rinsaldato l'ambiente e corroborato una classifica che ora fa meno paura rispetto a 2 giorni fa. Oltre ai lungodegenti mancheranno anche Memusciai, squalificato, Del Grosso ed Elisalde, infortunati. Crecco ha smaltito lo stato febbrile ed è recuperato. Le Grottaglie dovrebbe dare continuità al modulo che per la prima volta ha utilizzato domenica scorsa. Davanti a Fiorillo, Bettella sarà adattato a destra, Drudi e Scognamiglio al centro, ma Masciangelo va verso la conferma a sinistra. A centrocampo Melegoni prenderà il posto di Memusciai e completerà il centrocampo con il diffidato Palmiero e Busellato. Il rebus principale in attacco con Borrelli sotto tono, Le Grottaglie potrebbe ripartire da Maniero centravanti, affiancato da Clemenza e Galano, ma viste le condizioni non ottimali dell'attaccante napoletano, il tecnico potrebbe anche pensare a Galano centravanti, come negli ultimi 20 minuti con l'Ascoli. C'è Bojinov che scalpita, ma che non ha i 90 minuti nelle gambe, potrebbe essere utile dalla panchina. E c'è anche l'opzione Bocic, che però il meglio lo dà come esterno. Sul fronte Spezia c'è da sostituire lo squalificato Mora, così a centrocampo Bartolomei, Maggiore e Acampora si contendono 2 maglie, la terza sarà di uno dei 2 gemelli, Matteo Ricci, l'altro Federico farà parte del tridente con Nzola e Giasi, anche se per il ruolo di esterno scalpitano anche Bidawi e Di Gaudio. Curiosa la sfida nella sfida tra i due allenatori al loro primo anno in Serie B: da una parte Le Grottaglie alla sua 7ª panchina in cadetteria, dall'altra Vincenzo Italiano che un girone fa a Pescara ha salvato la sua panchina, prossima a saltare con Cosmi o Bisoli pronti all'avvicendamento. Da quell'1-2 dell'Adriatico Cornacchia lo Spezia ha condotto una rimonta dalla
dalla zona retrocessione fino al secondo posto e il picco è diventato un fortino nel quale gli Aquilotti hanno vinto 7 partite e pareggiato 2. Le Grottaglie e Italiano protagonisti da calciatori dei primi sentiti derby scaligeri tra Chievo ed Hellas. Al picco 10 finora i precedenti disputati con 3 vittorie a testa e 4 pareggi. Recenti le affermazioni biancazzurre, un doppio 0-1 nel 2014 e nel 2016 con reti di Sforzini e La Padula. Lo scorso anno gran prova del Pescara di Pillon, vincente 1-3 con doppietta di Monachello. L'ultima vittoria ligure è stata fragorosa nel 2017, un 4-0 rifilato dalla squadra di Gallo a quella di Zeman. Direzione di gara affidata a Pezzuto di Lecce, con cui Pescara ha 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ma nessuna partita arbitrata in questa stagione. Una diretta quest'anno con lo Spezia, lo 0-0 di Venezia. Nel complesso ci sono 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. In Serie C invece sono ben 8 le compagini racchiuse in pochi punti che si giocano 5 posti playoff. Tra queste c'è anche il Teramo che deve tornare a vincere tra le mura amiche domenica in un vero e proprio scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Jacopo Forcella. 8 squadre per 5 posti, i playoff di Serie C nel girone C sono un vero e proprio rebus, un ingorgo enorme per accaparrarsi la qualificazione alla post season, col Teramo che in questo momento occupa l'8° posto in graduatoria e che ha guadagnato un punto sulla Virtus Francavilla grazie al pareggio di Pagani e alla contemporanea sconfitta dei pugliesi al cospetto del Picerno. Biancazzurri di Trocini che saranno di scena al Bonolis domenica prossima, stadio di casa nel quale il Teramo non vince dalla gara interna contro Hernande dello scorso 2 febbraio in un match non impossibile. Dopo quella partita 2 stop consecutivi contro Monopoli e Potenza. Il primo ha costato la panchina a Tedino, il secondo invece ha ridimensionato le ambizioni di un Diavolo che aspira comunque a migliorare la posizione finale, che vedrebbe allo stato attuale i biancorossi giocare il primo match playoff fuori casa in un match secco al Ceravolo contro il Catanzaro. La squadra di Ceteo Di Mascia ha l'opportunità di sfruttare adesso un periodo nel quale gli incontri non sono impossibili. Dopo i pugliesi domenica doppio match fuori casa con Casertana e Bisceglie e infine il Picerno di nuovo in casa. La Virtus Francavilla in trasferta però va meglio che tra le mura amiche, ma per il Teramo ora è tempo di tornare a fare punteggio pieno al Bonolis per rilanciarsi. D'altronde in 8 giorni è arrivato solamente il successo a Rieti e a Pagani solo il secondo tempo è stato di livello discreto, considerando le difficoltà evidenti riscontrate in avvio, nel quale solo un Tomei Super ha evitato al Diavolo di dover rimontare una situazione di svantaggio. Oggi il Teramo torna al lavoro e bisognerà capire le condizioni di Federico Viero. Se il centrocampista avrà messo alle spalle il problema all'adduttore, potrebbe ricandidarsi per un posto da titolare. Da valutare anche come sta Minelli, che non ha avuto un infortunio vero e proprio, ma nelle ore immediatamente precedenti alla partenza per Pagani aveva lavorato a parte, risultando indisponibile per l'allenatore biancorosso, che sembra aver virato in modo deciso verso un 4-3-3 con Riccardo Cappa che sta trovando un minutaggio molto superiore rispetto alla prima parte di campionato e con un Mungo che pare rigenerato. C'è sempre da migliorare però il rendimento offensivo, perché i 29 gol in 29 partite sono un bottino troppo scarno per una formazione che doveva fare della fase d'attacco quella sulla quale imperniare il proprio torneo. Dal Catania che è sesto a quota 44 punti fino all'Avellino tredicesimo che di punti ne ha 37, dunque ballano 7 lunghezze e 8 formazioni, un ingorgo vero e proprio, e i prossimi 9 impegni saranno fondamentali per stabilire la griglia finale dal quale uscirà la quarta e ultima formazione che coronerà il sogno di raggiungere la cadetteria. Parliamo ora di automobilismo. Presentata a Scerne di Pineto la nuova sfida del pilota Riccardo Ponzio, pilota abruzzese che dopo essersi laureato campione italiano in Formula 2, dal 27 marzo sarà in pista nel campionato europeo BOSS GP a bordo della Formula 1 Jaguar Racing R3, il servizio a cura della redazione di Vestina News. Riccardo Ponzio, a inizio anno in una delle trasmissioni di TV6 avevi accennato a un progetto nuovo, eccolo qui, è avverato, ne vogliamo parlare. Sì, finalmente lo possiamo svelare, 2 anni abbiamo lavorato su questo progetto, fino ovviamente è stato un percorso lungo, oggi vederlo realizzato è davvero un grande orgoglio, anche per me come pilota, perché ho finalmente la possibilità di debuttare su una vera auto da Formula 1. Ecco, farei un campionato importante, un campionato della Federazione Internazionale Automobilistica. Che tipo di campionato è? Campionato europeo, di carattere europeo, sono 6 tappe,
si correrà a fine marzo al Mugello, che è il nostro debutto italiano nella categoria. I nostri avversari sono di tutto rispetto, il nostro avversario principale è un nostro competitor austriaco che corre con una Toro Rosso del 2005, ci darà filo da torcere, ma noi siamo ampiamente preparati sia tecnicamente che agonisticamente a competere contro di lui, e speriamo di stare anche davanti, sedermi dove è stato seduto un campionissimo come Eddie Irvine, già di per sé un'emozione per me. Poi poterla portare in gara, vestire insomma i suoi colori, ancora di più mi emoziona, ma mi dà motivazione affinché insomma questo progetto prenda forma e si veda anche nei risultati, che sono convinto porteremo a casa. E la cosa che mi fa piacere è che il team è all'80% abruzzese. Dal punto di vista tecnico, questa macchina correrà grazie a persone che hanno dedicato gli ultimi anni a imparare a gestire questa macchina, che prima era gestita dal team Jaguar ufficiale. Porteremo insomma la qualità, esporteremo la qualità abruzzese a livello europeo con questo progetto. Ecco, allora ricordiamo 28 e 29 marzo, prima tappa di questo tour europeo, allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. E questo è tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono già online dove li potete recuperare. L'informazione torna questa sera in diretta alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.